Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. Salve a tutti youtubers, io sono Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo della prima puntata della quinta stagione di Gotham. E finalmente ci siamo, quinta e ultima stagione di una delle serie TV più emblematiche e più belle del panorama del mondo DC. Iniziata nel lontano, per così dire, 2014, Gotham ci racconta le avventure di un giovanissimo commissario, James Gordon, interpretato da Ben McKenzie, famosissimo per aver interpretato Ryan in OC. Commissario James Gordon nella turbolenta, nella Gotham City, in una Gotham City che non conosce nessun personaggio di quelli che conosciamo noi, come Batman, come Joker, come Pinguino, come lo Spaventapasseri, come Mr. Freeze, eccetera eccetera eccetera. Una serie che negli anni mi ha sorpreso un sacco, una serie che ti fa conoscere un universo DC diverso per certi versi rispetto ai fumetti classici e canonici. Questa prima puntata ci fa appunto un piccolo ricap di quello che è successo, come si suol dire, nelle puntate precedenti. Nel finale di stagione abbiamo una Gotham City totalmente allo sbaraglio, allo scatafascio, e nella prima puntata di questa ultima stagione diciamo che si vedranno quelli che sono le conseguenze di quello che è successo nel finale di stagione. Abbiamo appunto una Gotham City che è diversificata. In che senso? Abbiamo appunto da un lato il dipartimento di polizia di Gotham che è asserragliato, tutti quanti i poliziotti che cercano in un certo senso di lasciare quel barlume di speranza rispetto a una città che naviga veramente nel vuoto, nel buio, nella paura. Abbiamo da un altro lato invece altri personaggi carismatici che abbiamo avuto, diciamo, il piacere di conoscere: Pinguino, Oswald Cobblepot, che detiene il controllo delle armi, mentre abbiamo dall'altro lato la bellissima e affascinante Barbara, che nel suo club esclusivo è bellissimo, stupendo, ha il controllo invece del cibo di tutta quanta la città. Dall'altro lato invece abbiamo appunto lo Spaventapasseri, che ha il controllo di tutta quanta la Gotham Ovest, per poi spostarci invece altri due personaggi carismatici come quelli appunto di Mr. Freeze e Firefly, che invece hanno il controllo della città, della parte nord di Gotham. Ovviamente con un inizio spettacolare, sfavillante, preoccupante, però che ti dà quella carica. Ci sono altri personaggi che ancora non sono, diciamo, ci sono altri personaggi che ancora mancano all'appello, come quello appunto di Bruce Wayne. Benissimo, Bruce, ancora non conoscendo il vero potenziale, ancora non sa di essere lui il cavaliere oscuro, il cavaliere mascherato che tutti quanti noi conosciamo essere il grandissimo Batman. È anche preoccupato perché Selina Kane, a causa di un incidente, forse non potrà più camminare. Allora, in un disperato e ultimo tentativo di salvarle, diciamo, relativamente la vita, facendogli di nuovo la possibilità di tornare a camminare, per poi arrivare uno dei personaggi forse più emblematici e più strani, ovvero quello di, come il personaggio appunto di Edward Nigma, che come sempre enigmatico come può essere, si ritrova addormentato dentro un cassonetto della spazzatura, però ancora non di nuovo aver perso la memoria, non avendo di nuovo conoscenze di chi è lui veramente. Ma abbiamo tutti quanti i personaggi, abbiamo la polizia, Bruce Wayne, abbiamo Oswald Cobblepot, Mr. Freeze, Firefly, lo Spaventapasseri, ma ne manca uno solo.